Voglio aprire l'anno portando un video che comunque dovevo già portare da diverso tempo, dato che nei commenti mi veniva grosso modo richiesto. Si parla infatti di Cell e quelle che sono le possibili saghe future dopo il torneo del potere. Una saga su Cell credo proprio che ci sarà, perché essenzialmente è un nemico, un avversario o anche un alleato, perché no, un personaggio comunque con un grandissimo potenziale. La vera domanda però, prima di toccare altri argomenti, è perché comunque Cell non è stato incluso all'interno del torneo del potere. Oggettivamente, bisogna essere comunque oggettivi, non voglio togliere niente a personaggi quali Krillin, Tenzing o il genio, perché comunque hanno regalato diverse emozioni. Però oggettivamente la squadra con cui si è presentata l'universo 7 non era la più forte possibile. Sì, c'è quel fatto delle tecniche di squadra, ma comunque in fin dei conti alla fine un Freezer, che è stato fino ad ora sempre un nemico, ha collaborato con il team anche più dei terrestri, bisogna essere comunque oggettivi. Quindi in ogni caso un Cell all'interno del torneo avrebbe fatto comunque la sua buona figura. Non c'erano nemmeno grossi ostacoli per andarlo a riportare in vita, dato che comunque ci sono le sfere del drago, oppure c'era anche Baba. Il motivo semplicemente per cui non è stato inserito è, secondo me, di origine narrativa. Mi spiego meglio, andiamo a riflettere un attimo su Cell. Cell ha all'interno del suo corpo le cellule Saiyan. Ora prendiamo per esempio Goku per semplicità, ma il ragionamento si può anche applicare a Vegeta. Goku, in praticamente quanti anni ha? 40-50 anni se non sbaglio, ha raggiunto un potere da tenero bambino, che era comunque allievo del maestro Muten, al diventare con l'ultra istinto probabilmente più forte di un dio della distruzione. In soli 40-50 anni, quando gli dei si sono allenati comunque per milioni, mille anni, milioni di anni. Quindi comunque un miglioramento, un incremento di potere davvero, veramente, relativamente molto molto veloce. Ma non sono soltanto le cellule Saiyan quelle che possiede Cell, infatti possiede anche le cellule di Freezer. Freezer, pensiamoci, è ancora più assurdo dei Saiyan, perché è passato da una forma base, da una forma definitiva in Dragon Ball Z, che comunque dalla saga di Majin Buu abbiamo compreso che poteva comunque essere eliminata da Kaioshin, Kaioshin è il settimo universo, che non è per niente forte praticamente, con un solo colpo. Quindi da quello stadio che poteva essere eliminato con un solo colpo da un Kaioshin a uno stadio forte quanto un Super Saiyan Blue grosso modo, quindi veramente in soli 4 mesi di allenamento un incremento di potere davvero vertiginoso. Senza contare che non credo nemmeno sia stato chissà quale allenamento, non disponeva di stanze dello spirito del tempo, aveva un partner che comunque non era molto forte, forse una gravità aumentata potrebbe starci, ma non è nemmeno detto, quindi veramente un allenamento basilare. In più Cell, oltre ad avere il potenziale di Freezer, oltre ad avere il potenziale dei Saiyan, anche le cellule Namecciane e le cellule di Junior, che gli consentono di rigenerarsi abbastanza facilmente, il che comunque in combattimento è sicuramente molto utile. Ovviamente se Cell dovesse allenarsi potrebbe raggiungere veramente un potere illimitato, veramente secondo me non c'è un limite al potenziale di Cell. Della serie girano fatti da parte se è veramente debole in confronto a me. Questa è soltanto una mia idea, ma secondo me veramente Cell, allenandosi seriamente, potrebbe scansare Jiren abbastanza facilmente. Ora, diciamo che loro potevano fare essenzialmente due cose. Potevano resuscitare effettivamente Cell, ma in quel caso diciamo che sarebbe stato un po' un problema dal punto di vista narrativo. Il torneo del potere essenzialmente è servito come una vetrina all'ultra istinto per permettere a Goku di raggiungere il potenziale degli dei e di conseguenza poi andarsi a scontrare contro Jiren. Nel momento in cui andavano a inserire Cell all'interno del torneo del potere, o lo mettevano già allenato e quindi fortissimo e quindi probabilmente avrebbe anche potuto oscurare, diciamo, Goku ultra istinto e Jiren, e quindi non avrebbe avuto troppo senso, oppure avrebbero potuto inserire magari Cell ancora non allenato, quindi ancora al vecchio livello visto in Dragon Ball Z, ma in quel caso sarebbe stato un po' come sprecare il personaggio di Cell, dato che comunque ha un grandissimo potenziale. Essenzialmente secondo me non l'hanno inserito appunto per questo, vogliono tenerselo buono e caldo per una futura saga. Io ho anche pensato a un possibile modo attraverso il quale Cell potrebbe tornare in vita in futuro, ma non voglio dire la mia ipotesi per il momento, anzi voglio vedere se qualcuno nei commenti riesce a indovinarla. Niente, penso di aver detto tutto riguardo il discorso Cell. Credo proprio che una saga futura su Cell ci sarà, anche perché comunque piacevolmente Dragon Ball Super sta adottando questa politica di prendere vecchi personaggi e farli rivalutare, quindi che vadano anche a ripescare Cell considerando il potenziale che potrebbe avere, credo che sia abbastanza probabile. Niente, il video finisce qui, spero che vi sia piaciuto, se è così lasciate un bel mi piace, un commento fa sempre piacere, iscrivetevi al canale, io vi auguro un buon 2018. Bella.